Che cosa vorrebbe chiedermi ancora? A quale attrice ha trasmesso un po' del suo DNA? Proprio a nessuna. Vedo che ha visite, è meglio che io vada. No, non è importante. Mia figlia con la famigliola. Vengono a congratularsi con me per il mio libro. Mi avevi promesso di mostrarmi le bozze del tuo libro prima di pubblicarlo, te lo ricordi? Che storia è questa? Ma quanto sei sospettosa? D'altra parte eri già così quando eri piccola. È ancora così, no? Benvenuto. Mamma, evita di chiamarmi mamma qui. E come dovrei chiamarti? Fabienne. Fabi, Fabi, tu non sei mai venuta a vedere lo spettacolo che ho fatto alle medie? Sempre meglio averti trascurata che essermi immischiata nella tua vita privata, no? È vero che la mia nonna era una strega. Era buona o cattiva? Questa è una bella domanda. Mamma, non riesco a trovare una cosa vera qui dentro. Sono le mie memorie, il mio libro. Ho il diritto di scegliere cosa scrivere, no? Ma io credo che tu volessi farla ingelosire, mostrandole una famiglia felice. Meglio essere una cattiva madre, una cattiva amica e una buona attrice. E anche se tu non mi perdoni, il pubblico mi perdona. Non credo che lei sia conscia di essere partita per sfuggirmi. Eppure adoravi rifare le scene di tua madre. Davvero? Ricordi della strega? Della strega del bosco di Vincennes? Sì, è per te che l'ho fatta. Davvero? Non me l'avevi mai detto. Stavo per lavorare con Hitchcock. Ah sì? Saresti morta assassinata. Perché tutto questo non l'hai scritto nel tuo libro? Se un giorno verrà ristampato, magari correggerò quella parte. Ma è la verità oppure no?